L'istituto comprensivo 10 per la sezione scuole medie, il liceo classico Vico di Chieti per la sezione in lingua italiana e il liceo D'Annunzio di Pescara per la sezione in lingua inglese sono i vincitori della quarta edizione di Hubruzzo Debate Championship 2024. È un'iniziativa che per tanti aspetti ribadisce e ricalca quelle che sono alcune linee guida della Fondazione. Dal confronto con gli imprenditori, dal dibattito con gli imprenditori, dalla conoscenza delle necessità, dei problemi e anche dalla cooperazione nella ricerca di soluzioni dipende il futuro del territorio, delle imprese. Ecco, il debate è proprio quello che i ragazzi imparano a fare. Il prestigioso torneo di dibattito a squadre che è organizzato dalla Fondazione Hubruzzo e dalla Società Nazionale Debate Italia quest'anno ha raddoppiato la partecipazione di studenti alla giornata finale che si è svolta nel liceo classico D'Annunzio di Pescara, coinvolgendo 26 squadre tra Abruzzo e Molise, 8 scuole medie e 18 superiori, tra le quali 8 squadre in inglese e 10 per la lingua italiana. Tra le mozioni su cui sono stati chiamati gli studenti a dibattere per l'edizione 2024 c'è stata quella delle aree interne e del rafforzamento dei legami tra i giovani talenti regionali e il loro territorio. Diverte i ragazzi, li forma, gli fornisce tante competenze spendibili concretamente nella vita, pensiero critico, ascolto dell'altro, capacità retoriche efficaci. La cerimonia di premiazione di Hubruzzo Debate Championship 2024 si svolgerà lunedì 3 giugno alle ore 15:30 nella sala consiliare del Comune di Pescara.